Giornale. Apriamo con la cronaca, con due notizie di cronaca. La prima riguarda un motociclista di 52 anni, residente a Cascina, che è morto nella tarda serata di ieri in un incidente stradale sulla Fipili in seguito a una caduta, dopo che si è trovato di fronte a un animale che era entrato all'improvviso nella carreggiata e che non è riuscito ad evitare. E poi c'è un incendio boschivo in corso dalle 13 circa di oggi a Manciano, siamo in provincia di Grosseto, un importante rogo lo definisce la Protezione Civile. La sala operativa regionale ha disposto l'invio immediato di due elicotteri a supporto delle squadre a terra. Le operazioni di spegnimento sono complicate dalla presenza di linee elettriche che attraversano l'incendio, un incendio che ha diviso le fiamme in più fronti. E apriamo la pagina politica perché si è conclusa la 3 giorni di incontri a Cortona dell'Area Dem. Vediamo. Ultimo giorno a Cortona del convegno di Area Dem, la corrente di Dario Franceschini, che ha chiuso la riunione. Penso che vincere sia possibile, la mobilità degli elettori è totale, abbiamo lo spazio di convincere, di andare a vincere e battere la destra, ha detto il Ministro della Cultura. 5 Stelle, LeU. Partito Democratico, che poi prova ad allargarci a quelli che possono condividere un programma e accettare le regole di convivenza civile in una coalizione. L'alleanza, però, dobbiamo ricordarcelo, si consolida o si smonta in questi mesi, non la facciamo 20 giorni prima scegliendo i collegi nei candidati uninominali. L'alleanza con i 5 Stelle è, sottolinea Franceschini, per la legislatura, non per sempre. Abbiamo elettorati diversi che hanno sensibilità diverse. Per noi è più facile un sostegno totale al governo Draghi, perché veniamo interpretati come la forza responsabile, che l'ha voluto, che lo crea, che ha sempre dato una risposta al Paese. Certo, però una cosa dobbiamo dire con molta chiarezza. Per andare insieme alle elezioni, da qui alle elezioni dobbiamo stare dalla stessa parte. L'appoggio esterno, quando lo fai a metà del percorso, non all'inizio, ti ritiri i ministri e dai l'appoggio esterno, è una rottura politica. Se ci sarà una rottura di questo tipo, questa rottura per noi porterà alla fine di questo governo e all'impossibilità di andare insieme alle elezioni, perché non potremo andare alle elezioni insieme a chi ha fatto cadere il governo. Draghi e Conte, che si incontreranno domani, devono quindi dimostrare elasticità e generosità, sapendo che hanno in mano il destino di questa legislatura, con tutte le emergenze che deve affrontare, e anche della prossima. Quanto al cambiamento della legge elettorale, difficile approvarla ma dobbiamo provarci fino in fondo, dice Franceschini, il proporzionale fa chiarezza, sottolinea, con alleanze meno omogenee ma che possono costruire programmi. Non sono mancate le critiche a Letta, che aveva denunciato il mal delle correnti. Se sono luoghi in cui si pensa e discute, ci si aggrega intorno alle idee e alle leadership, allora sono il bene del partito, gli risponde Franceschini. Continuiamo a parlare di politica, ma forse più di storia, perché sono passati esattamente 30 anni, era il 3 luglio del 1992, dal famoso discorso di Bettino Craxi in Parlamento sul finanziamento ai partiti. Ascoltiamone proprio uno stralcio e poi ne parliamo con un nostro ospite. E tuttavia, d'altra parte, ciò che bisogna dire è che tutti sanno del resto è che buona parte del finanziamento politico è irregolare o illegale. I partiti, specie quelli che contano su apparati grandi, medi o piccoli, giornali, attività propagandistiche, promozionali ed associative, e con essi molte e varie strutture politiche operative, hanno ricorso e ricorrono all'uso di risorse aggiuntive in forma irregolare o illegale. Se gran parte di questa materia deve essere considerata materia puramente criminale, allora gran parte del sistema sarebbe un sistema criminale. Non credo che ci sia nessuno, dicevo allora, in quest'Aula, responsabile politico di organizzazioni importanti, che possa alzarsi e pronunciare un giuramento in senso contrario a quanto affermo, perché presto o tardi i fatti si incaricherebbero di dichiararlo spergiuro. Allora, l'abbiamo sentito, lo ricorderete molto probabilmente, è un discorso molto famoso. Nel piano di Tangentopoli sostanzialmente Bettino Craxi ammise un sistema di corruzione, comunque anche in certa misura e soprattutto illegale, sono le parole che usa lui, di tutto il sistema politico italiano, e sfidò proprio i deputati a smentirlo. L'Aula rimase in silenzio. Noi vogliamo un commento da questo proprio dal nostro ospite, Riccardo Nencini, presidente del PSI, senatore, grazie di essere con noi.
Buonasera, allora abbiamo sentito il discorso che lei conosce benissimo, quello, la parte sugli spergiuri, diciamo. Mi dà una sua lettura a 30 anni di distanza, perché sembrava che in quel momento cambiasse tutto, poi non so, me lo dica lei, se è cambiato effettivamente tutto. Beh, se ascolto Borrelli, che guidava il pool di Milano, che ha detto che la rivoluzione poi non ci fu affatto, è la conferma che le rivoluzioni sono sempre tristi nel senso che annunciano grandissimi cambiamenti e poi alla fine invece si verificano soltanto dei cambiamenti marginali. Nel nostro caso addirittura cambiamenti peggiori, perché Craxi si difese dicendo che quello era il sistema di finanziamento che riguardava il PSI, ma che riguardava anche tutti gli altri partiti italiani. Venne ascoltato in aula in un silenzio religioso, ma poi Craxi diventò l'unico capro espiatorio di un sistema dove i partiti ricevevano finanziamenti interni da imprese ed altro, e il Partito Comunista addirittura riceveva finanziamenti dall'estero, da un paese che era l'Unione Sovietica, che era il nemico dell'Occidente nel tempo, quindi operazione decisamente ancora più grave. Ebbe a dire proprio Bettino Craxi di quel silenzio denso di verità, quello fu uno dei pochi momenti di verità in questa vicenda, è d'accordo? Sono d'accordo, la cosa grave è che lo stanno riconoscendo soltanto oggi molti dei protagonisti di allora. Io ho parlato di recente con Luciano Violante, che ha detto parole importanti su quello che accadde, ma ha detto soprattutto: noi allora non vedemmo quella parte di verità che Craxi stava raccontando. Del resto, che la Seconda Repubblica Italiana sia nata in una condizione di difficoltà è dovuto anche al fatto che se non c'è un sistema di valori alternativo, se non c'è una storia nuova da raccontare, la nuova Repubblica, che allora si disse sarebbe nata, non nasceva che sulle macerie della prima, e gli effetti sono davanti agli occhi di tutti. Populismo, le grandi imprese italiane vendute a multinazionali estere, la corruzione che non è affatto finita. Certo, dinamiche di transizione di cui dobbiamo ancora vedere l'approdo. Grazie davvero, senatore Nencini, grazie di essere stato con noi. Buonasera. E noi proseguiamo il nostro telegiornale andando a Prato, perché al Santo Stefano sono partiti i lavori per potenziare la terapia intensiva e non solo. Per l'inizio dell'autunno l'ospedale Santo Stefano avrà un potenziamento del numero dei letti della terapia intensiva e un miglioramento funzionale della terapia intensiva cardiologica, che avrà spazi più adeguati per i suoi 10 letti. Raddoppiati questi letti di terapia intensiva e quindi passeranno da 10 a 20, e ci saranno, appunto, verranno mantenuti, quindi riorganizzati in uno spazio, appunto, funzionale e un open space, i letti di terapia intensiva cardiologica. Toscana Centro ha appena consegnato i lavori di riassetto dell'area. Il governo ha dato dei fondi col DL 34 per l'aumento dei posti di terapia intensiva, e allora noi abbiamo preso l'occasione, perché era una necessità che comunque si era già avvertita nel periodo pandemico, e l'intervento dovrebbe durare circa 3 mesi, perciò dovrebbe essere la conclusione dei lavori entro la fine di settembre. Finanziato per 840.000 euro dal Ministero. L'intervento si concentra nella cardiologia per dare spazi adeguati ai 10 letti UTIC. Unendo 3 stanze riunioni sarà creato un open space con 8 posti letto, gli altri 2 saranno sistemati in una stanza singola, in modo da poter attuare l'isolamento se necessario. Lavorare in open space dà grande vantaggio al personale, data la complessità dei ricoverati, complessità che con la pandemia è cambiata. Noi abbiamo analizzato lo stesso periodo del 2019 e la riduzione dei pazienti cardiologici ricoverati acuti è stata minima, tanto che il numero dell'angioplastia si è mantenuto costante, il numero dell'impiantistica elettrofisiologica per SME e defibrillatori è anche aumentato di 20, quindi noi non abbiamo visto questa riduzione dei ricoveri, abbiamo visto un aumento della complessità dovuta al ritardo di presentazione, abbiamo visto complicanze che non si vedevano da tanti anni, rotture di cuore, rotture di setto. C'era una sorta di paura ad avvicinarsi all'ospedale per il paura del contagio. Esattamente. Le novità non sono finite qui. Al termine di questo intervento, sempre con fondi Covid, saranno creati 10 letti di subintensiva al terzo piano nelle medicine. Io mi fermo qui, ma prima vi ricordo che i film di questa sera su Toscana TV sono in prima serata Croupier con Clive Owen, un film drammatico, e alle 23 Infernet. È tutto, grazie per averci seguito, buona domenica.